Signorina, sono le 7. Ho appena acceso la macchinetta per farmi un caffè. Non si è neanche avviata del tutto la macchinetta. E tu sei già qua? Mamma deve bersi un caffè, amore, sennò oggi... No. Sei un po' appiccicosa, eh? Un po' tanto. Secondo tentativo. Speriamo di riuscire a berlo senza urla, ragazzi, perché questo momento qua è un fatto determinante per l'intera giornata. Se io non riesco a bere il caffè 3 secondi, perché mi servono 3 secondi in silenzio, la giornata sarà... Eccola. Cosa avevo detto io? Infernale! Ok, terzo tentativo. Fuori sta diluviando, fa un freddo cane e io avrei preferito dormire, solo che questa mattina mio figlio non ha voluto saperne. E quindi abbiamo iniziato la giornata così. Spero solo che si riaddormenti perché è molto molto stanca. Oggi buongiorno così. Ragazzi, buongiorno. Allora, la piccoletta si è riaddormentata. Io ho preso un caffè questa mattina alle 7, adesso sono le 10 e ho una fame mostruosa, quindi credo che mi farò magari una brioche, intanto gliela preparo anche a lei, anche se non so quando si sveglierà, perché essendosi svegliata presto stamattina, ci è voluto un po', prima che crollasse, è crollata circa un quarto d'ora fa. Mi sono giusto sistemata, lavata, per fortuna si vede che me lo sentivo. Ieri sera ho già sistemato tutto, stamattina ho dovuto semplicemente far partire una lavatrice e dopo dovrei cambiare le lenzuola, lavarle e se riesco rimetto quelle perché il copriletto che ho preso mi piace tantissimo, quindi... appunto avendo l'asciugatrice cerco di rimettere quelle però appunto adesso sta dormendo nel lettone quindi non posso, ma tanto oggi staremo a casa tutto il giorno. Qua danno allerta meteo, infatti sta diluviando. Stamattina alle 5:30 ho aperto gli occhi perché lei iniziava già un pochino a lamentarsi, ha dormito tutta la notte e aveva fame. Però ho aperto gli occhi, ho sentito la pioggia fuori, ho detto che meraviglia, poi con la stufa accesa, un bel calore, il rumore della pioggia, ho detto ah che bello, sapete che io amo tantissimo l'autunno, l'inverno, questo tipo di clima e niente, ci ho pensato Angelica, alla fine è schizzata su dal letto stamattina nonostante si sia bevuta un mega biberon di latte, non si è poi riaddormentata. E comunque niente, vi stavo dicendo che oggi volevo andare da IKEA questa mattina perché dovrei comprare un po' di cosine, però visto il tempaccio e visto che comunque sono già le 10 e lei sta dormendo, si è addormentata da poco, mi sa che staremo bene a casa senza bisogno di uscire, anche perché con la pioggia uscire con lei è un pochino stressante, tanto non sono cose di cui necessito nell'immediato. E comunque niente, oggi è giornata molto molto tranquilla, vediamo un po' cosa succede. Per quanto riguarda la cassettiera, siamo arrivati a 2 giorni di montaggio ed è ancora lì, non è ancora finita ragazzi, è veramente una cosa impossibile, come vi ho detto nell'altro video. Questa sera Omar rientrerà dal lavoro e continuerà e con oggi saranno praticamente 3 giorni di montaggio.
Un bell'incubo. Comunque, dai, ce la faremo. Così poi finalmente ve la mostro. Adesso, niente, in casa è tutto pulito. Avrei dovuto fare i vetri questa mattina, ma non mi pare il caso, visto il tempaccio. E quindi, boh, mi dedico un po' a smaltire alcune cose di lavoro per quanto riguarda email, fatture, eccetera, eccetera. E così, boh, me le posso fare tranquillamente, prima del risveglio di Angelica, altrimenti poi non riesco più a concentrarmi. Ovviamente ho sbagliato i tempi di cottura, anziché mettere 170 gradi, ho impostato 180 e si è un pochino bruciacchiata. Però non fa niente adesso, sapete che vi dico? Mi preparo un bel cappuccino. Diciamo pure che questa mattinata non è iniziata nel miglior dei modi, dato che Angelica non ha più voluto dormire, però adesso ha preso decisamente una piega diversa. Mi godo il mio bel cappuccino, la mia dorata brioche, con il calore della stufa, mentre fuori continua a diluviare. Non so se vedete Carolina, praticamente si mette in tutti i posti dove le arriva il calore della stufa, sul divano, sul mobile, perché poi lì il calore è diretto. Comunque, a proposito di calore, la prima sera che l'abbiamo accesa, ho avuto un colpo, mi è venuto un colpo perché siamo andati di là in camera e non lo so, all'improvviso mi è presa così l'idea che il calore della stufa potesse sciogliere le sedie. Quindi mi sono alzata, correndo, sono venuta di qua a controllare che le sedie fossero ancora intatte, per fortuna sì, perché comunque c'è il bocchettone lì, quindi il calore esce da lì, poi ovviamente vabbè c'è il vetro che emana anche calore, però cioè, è distante come vedete, quindi niente, la prima sera mi è presa questa cosa, sono venuta di qua dicendo oddio, mi si sono sciolte le sedie, invece per fortuna non è stato così, perché queste qua sono delle sedie in plastica. E quindi avevo veramente paura. E poi un'altra cosa, il lampadario ha iniziato a muoversi, ovviamente per il getto d'aria, non so se riuscite a vedere adesso, anche si sta muovendo un pochino. E quindi anche lì sono uscita dal bagno, sono entrata qui e ho visto che il lampadario si muoveva, ho detto ma che cavolo sta succedendo? Proprio della serie ricoveratemi perché sono esaurita. Comunque la piccolina dorme ancora per fortuna, quindi continuo ancora a lavorare. Che bello ragazzi, che bello. Ci farei la firma. Sì, anche se si sveglia presto e poi si addormenta dopo, ci farei la firma così perché almeno ho un pochino di tempo per poter lavorare in tranquillità. Mi sono svegliata! Sono bella carica! Povera la mia mamma, sono bella carica io! Con queste guanciottine, oh il mio amore, che cosa c'è? Che cosa c'è? Adesso noi stiamo qua, ci rilassiamo un pochino, vero? Ci guardiamo un cartone. Oh, guarda che brutto faccino. Un brutto faccino arrabbiato. Lì dietro sul mobile c'è la bolletta che mi aspetta, vero? Sì, mi dice pagami, pagami. Oh, cosa c'è? Dobbiamo togliere quei capelli dagli occhi. Vieni, mettiamoci qui. Faccino brutto che ha. Oh, il mio amore. Finalmente ha smesso di piovere, ma ha
all'orizzonte ci sono delle nuvole pazzesche, pazzesche proprio. Mi sa che a breve ricomincerà. A fare? Perché mi hai rubato lo straccio? Dove stai andando? Angelica? Ah, stai pulendo lì? Brava amore, brava, pulisci, brava. Ma guardate che brava aiutante. Sei bravissima! Brava amore! Ah, come sempre lì c'è la mia scrivania. Mi arrangio così, io lavoro così. E boh, adesso poi più avanti andrò a sostituire quel computer che è vecchio come il cucco, ragazzi, ha 10 anni, con un portatile. Però finché funziona lo faccio andare e sfrutto quello. Bene, brava aiutante. Brava, brava, pulisci bene. Amore, io ti ringrazio tanto, però se me lo dai adesso io dovrei andare a finire di lavare il comodino del tuo papà. Va bene? Grazie. La dai a mamma? Ah, grazie, molto gentile. Grazie. Panni appena ritirati dallo stendino, perché l'ho dovuto riempire ovviamente con altri panni bagnati, e cerco di non utilizzare l'asciugatrice finché mi è possibile. Adesso sto piegando man mano il tutto, ci sono alcune cose che dovrebbero essere stirate ma non ce la faccio a stirare, ragazzi, anche perché a breve dovrò iniziare a lavorare, e quindi per adesso piego e ripongo ogni cosa al proprio posto, dopodiché all'occorrenza tirerò fuori la seta stiro e mi metterò a stirare. Questa è sopravvivenza. Sarebbe perfetto riuscire a stirare tutto quanto adesso, ma proprio coi tempi non ce la faccio, anche perché Angelica richiede costantemente la mia attenzione. Cosa ti sei studiata? Non ci credo. Ma cos'è che hai aperto il materasso? Ma come l'hai aperto? Ah, la cerniera. Brava amore, sono molto contenta che hai trovato un nuovo gioco. Cosa stai mettendo? Il tuo pupazzetto dentro il materasso? Brava! Brava amore, sei proprio ingegnosa. I panni da piegare dovranno aspettare, li ho dovuti accatastare nuovamente, anche se una parte l'ho già piegata e l'ho messa via. Per fortuna la lavatrice che adesso sta girando è la lavatrice delle lenzuola, quindi in quel caso finirà tutto quanto in asciugatrice.
Odio veramente fare il passaggio da lavatrice, stendino, piega tutto, metti nei cassetti, lo detesto, almeno con l'asciugatrice più semplice. E appunto vi stavo dicendo che ho dovuto interrompere perché devo preparare il pranzo. Oggi pasta col pesto, pesto però preparato da me, non quello già pronto. Lo avevo preparato in precedenza con il bimbi l'altro giorno e l'ho congelato, così almeno oggi ho la sicurezza che mangia, perché adoro la pasta col pesto. E che dire, ieri sapete che l'ho lasciata mia mamma per qualche oretta durante la mattinata per lavorare. Sono rientrata a casa verso l'una e le ho detto: come è stata? È stata brava? E mia madre mi ha risposto: è stata un angioletto cattivo. Quindi non riesco bene a capire se sia stata brava o se sia stata un po' monella, ma penso più la seconda, solo che mia madre non riesce ad ammetterlo, non ce la fa, e quindi deve comunque difenderla a prescindere, perché le nonne sono fatte così, devono comunque difendere. Quella cattiva sei tu, invece i nipoti sono dei santi, degli angioletti cattivi. Allora, noi abbiamo dovuto sederci qua dopo pranzo, io devo ancora pulire il seggiolone e pulire il pavimento, però c'è stata un'emergenza, quindi abbiamo dovuto sederci in questo punto della casa per terra perché dobbiamo colorare, disegnare, vedete? Non vuole sentire ragioni, quindi il disegno ha la priorità su tutto, sappiatelo. Ti ho appena cambiata, cosa hai fatto? Cosa hai fatto qua? Sì. Comunque mia figlia ha appena trovato questo pezzettino di pellet per terra sotto al mobile e me l'ha portato e le ho detto: dammelo subito che costa caro e lo devo rimettere dentro la stufa. Allora, visto che siamo un attimino tranquilli, non siamo più tranquilli, è arrivata. Comunque, mi ha appena suonato il corriere e mi ha portato un ordine che ho fatto su Amazon per Angelica. Adesso ve lo faccio vedere perché so che tante mamme e tante nonne sono interessate a questo acquisto. Amore, sei una bimba molto paziente, vero? Ecco qua, che meraviglia! Ragazzi, che bello! Allora, praticamente ho ordinato il costumino di Halloween per Angelica. Ah, che bello, sono più felice io di lei. E adesso ve lo faccio vedere sperando che vada bene. Come taglia ho preso? 1 anno e mezzo, 2? Non lo so, adesso vediamo un po', è troppo bello ragazzi, vi giuro. Se vi piace vi lascio il link in info box. Allora, mi sembra già troppo grandicello, vabbè. Allora, c'è praticamente questa casacca che ovviamente va messa sopra i vestitini. Mi piace! Con la faccetta della zucca. Ti piace, amore? Vediamo un po'. Mi sembra un po' grande. Però vabbè, tanto va indossata sopra i vestiti. Magari se mettiamo un maglioncino sotto, la possiamo poi sfruttare anche per il prossimo anno. Comunque c'è questa, poi c'è il cappello, guardate che bello, la zucchetta con la foglia, proviamo a metterlo. Oh mamma mia, che bella! Oh guarda, durerà molto mi dicono. Mettilo tu, bravo amore. Questi capelli tutti davanti, vabbè. Comunque, e poi ci sono le scarpine. Elisa, vuoi anche tu? Ci sono le scarpine, se n'è andata, vabbè. Che ovviamente non sono scarpe vere, ma sono dei copri scarpe. Adesso facciamo il disegno. Aspetta, amore, non so se tenerlo sinceramente perché non riesco a capire. Mi sembra tutto un po' troppo grande. Potrei fare il reso e prendere una taglia più piccola, tanto guardate, arriva in fretta perché l'ho ordinato ieri e oggi è già arrivato a destinazione. Allora, questo le va bene.
Questa mi sembra un tantino grande, non lo so. Mi sembra veramente, cioè, tipo per 3 anni, 4. Non lo so, adesso poi dopo con calma, quando le passa l'art attack, perché adesso sta disegnando. Vabbè, pittore pazzo. Glielo provo un attimino e valuto se fare il reso oppure tenerlo. Se lo tengo lo possiamo sfruttare anche l'anno prossimo sicuramente, però sono troppo carine queste cose. L'anno scorso l'avevo preso un vestitino, era piccola piccola ed era troppo bellina. Quest'anno ho voluto replicare, però ovviamente siamo andati su un altro tipo di modello. Cosa stai facendo, Angelica? Qualcosa mi dice che ti devo allontanare immediatamente dal mio divano. Cioè, cosa mi hai disegnato, scusa? Cosa mi hai disegnato sul piede? Ma io non lo so, ma veramente. Ecco, fa il tatuaggio. Bellissimo. Bellissimo, amore. Sono veramente contenta di questo art attack improvviso. Sento, avverto il pericolo per il mio divano e il mio tappeto. La piccola mostriciattola si è addormentata. Alla fine non ho fatto in tempo a far asciugare le lenzuola che ho tolto questa mattina in asciugatrice, così ne ho messe altre, pazienza, perché voleva a tutti i costi andare a letto e lei si addormenta solo nel lettone, non si addormenta nel suo letto. E quindi niente, ho messo altre lenzuola, pazienza. Comunque ragazzi, allora, sono un pochino combattuta perché un mesetto fa circa, un po' stanca per questi weekend passati in casa a stressarci con tutti questi lavori di ristrutturazione, ho detto a Omar: andiamo via a Natale qualche giorno, andiamo a vedere i mercatini di Natale. E ho prenotato in un hotel meraviglioso, bellissimo, e dovremo star via qualche giorno con ritorno previsto per il 24 dicembre, quindi per la vigilia di Natale, in modo poi da poter trascorrere il Natale con i nostri parenti. Il fatto è che adesso, vedendo il telegiornale, che ovviamente ti angoscia, però comunque la situazione non è bella assolutamente, al di là del telegiornale che già di suo ti angoscia, anche se cioè, non ci sono eventi particolarmente gravi, loro trovano sempre qualcosa per buttarti ansia. Comunque, quello che sta accadendo adesso con la guerra e tutto il resto è veramente una situazione molto critica, e tutti questi attentati che si sentono mi stanno mettendo un po' di paura. Ho sentito che appunto in Francia sono in allerta, hanno paura appunto di questi attentati, e adesso sinceramente mi è preso un po' male, perché comunque i mercatini di Natale, si sa che sono quei luoghi che attirano sempre tante persone e sono anche i luoghi ideali, se vogliamo dirla tutta, per fare questo genere di attentati. Non lo so, me ne vado sempre un po' in paranoia, tendo a essere un pochino più ansiosa adesso che ho la bimba, perché comunque si ha paura, perché uno pensa sempre capita agli altri, però alla fine poi non si sa mai. Certo è che non è che uno si può anche chiudere in casa, non uscire più, non vivere più, però io ci tenevo tanto, dato che la bimba adesso inizia a capire. Infatti quando siamo andati a Peraga impazziva di felicità per Babbo Natale, le renne, le lucine, e quindi mi piacerebbe iniziare a farle vivere la magia del Natale, perché l'anno scorso era molto piccola e quindi ancora non capiva. Quest'anno è diversa la situazione. Certo che però, se appunto la situazione è questa, mi viene un po' male, e adesso questa sera ne parlo con Omar, vediamo un po' che fare, se disdire o se lasciare tutto com'è, poi eventualmente valutare più avanti. Tanto ho prenotato attraverso Booking, quindi abbiamo la possibilità di disdire già fino ai primi di dicembre gratuitamente, quindi magari aspettiamo un attimo, vediamo la situazione come procede, anche se non è che, cioè, se lo vogliono fare lo fanno anche senza che lo debbano annunciare adesso. Ecco, poche parole.
Comunque niente, adesso io mi metto finalmente a lavare il pavimento e a lavare il seggiolone perché è ancora rimasto tutto così. Ero in ostaggio. Oggi Angelica mi ha preso in ostaggio e quindi niente, mi metto poi a lavorare immediatamente, approfittando del fatto che dorme un po'. Vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video.